Allora, i cittadini sono i primi attori ovviamente di questo successo, poi ovviamente c'è anche la capacità dell'azienda di mettere a disposizione un buon servizio e la coerenza e la fermezza con cui l'amministrazione di Milano, quindi il Comune di Milano, ha orientato questa evoluzione della nostra raccolta. Molto importante nella buona risposta dei cittadini è stato sicuramente anche il fatto di aver messo i cittadini nelle condizioni migliori per svolgere bene questo servizio. Allora, importante ovviamente è, i cittadini hanno risposto molto bene, ma è importante mettere i cittadini nelle migliori condizioni per contribuire, collaborare al meglio a questo servizio, visto che loro sono gli attori primi. Allora, che cosa abbiamo fatto in questo senso? Quali sono stati i fattori di successo, perlomeno di stimolo alla buona disposizione dei cittadini? Abbiamo inviato due lettere a tutti i cittadini, quindi una prima lettera per avvertire che avremmo distribuito i kit qualche mese prima della partenza della distribuzione dei kit, e poi una nuova lettera qualche giorno prima della partenza dell'avvio della raccolta per ricordare che il servizio stava partendo. In questo kit l'abbiamo distribuito a tutti i numeri civici, quindi a tutte le famiglie interessate, attraverso i nostri operatori, altro fattore diciamo che rassicura, garantisce, tra l'altro questo ci consente di rispondere direttamente alle prime richieste di informazioni che hanno i cittadini. Nel kit che cosa abbiamo distribuito ai cittadini? Abbiamo distribuito il manuale d'uso, le linee guida per fare una buona raccolta, abbiamo distribuito un cestello areato che in base all'esperienza è il modello di cestello che consente di minimizzare al minimo gli impatti dovuti alla formazione di liquidi e di odori, perché fa respirare il sacchetto con dentro l'umido, e poi una prima dotazione di sacchetti compostabili che Novamont ha messo a disposizione del Comune di Milano e quindi di tutti i cittadini, e che ovviamente hanno messo i cittadini nelle condizioni di capire, di disporre subito degli strumenti più utili e più efficaci per fare la raccolta. Peraltro nel dépliant, nelle istruzioni per l'uso, abbiamo molto sottolineato l'importanza di usare sacchetti che abbiano questa caratteristica, quella della compostabilità, proprio per evitare la presenza di materiali estranei dentro nel materiale conferito. E abbiamo ovviamente anche ricordato ai cittadini che oltre ai sacchetti compostabili in carta, in bioplastica, dedicati alla raccolta, ai rifiuti, possono anche utilizzare gli shopper, che devono essere ormai materiale biocompostabile e che sono presenti, dovrebbero essere presenti nella grande distribuzione, lo sono, presso tutti i punti vendita.